Ciao a tutti, oggi prepariamo gli involtini di pasta sfoglia con il salame e il formaggio fresco. Come faccio? Dopo aver srotolato la mia bella pasta sfoglia comprata naturalmente al supermercato, già pronta, distribuisco una bella fetta di salame, taglio il tutto. Arrotolo la bella fetta di pasta sfoglia delicatamente e l'appoggio di lato. Ecco qua, posso benissimo tagliare in due, così faccio tanti rotolini, sono più belli e più buoni. Ora, quei due li ho preparati senza formaggio, a questo andiamo a mettere ed aggiungere una bella cucchiaiata di formaggio. Eccolo qui, bello. Così sappiamo qual è che ci piace di più quando abbiamo finito, se ci piace l'uno o l'altro. Io posiziono, arrotolo delicatamente, così la pasta sfoglia ha la possibilità di sfogliare, altrimenti si ammasserebbe tutta. Taglio a metà con un solo getto e voilà. Così. Facciamone un'altra con il formaggio, che è sempre gradito il formaggio, devo dire, piace a tutti. Ah, come sono pasticciona! Ah, arrotolo e taglio. A questo punto posso mettere il mio bel vassoietto nel forno. Vado a prendere i rotolini, li poggio sulla leccarda del forno e metto in forno. Sono cotti, sono pronti, li tolgo, eccoli qua.